Buongiorno a tutte e a tutti, nuovo video make-up. Come state? Spero bene. Allora, questo è un video make-up per prepararci un po' per uscire di casa. Non so neanche se uscire di casa, però vabbè. Prepariamoci a uscire di casa. Allora, innanzitutto uso questa palette qui, questa della Pretty Rare Makeup Revolution. Ho già tolto gli occhiali perché così facciamo prima. Ho anche fatto già le sopracciglia. Quindi sto, andiamo bene, tutto bene. Allora, ho cominciato a aprire questa palette, faccio vedere i bei colori che ha, sono bellissimi, li adoro, sono troppo belli, wow, top. E andiamo subito a truccarci. Allora, con primo colore utilizzo questo qui, questo l'ho preso da Pink Panda per dire la verità, vabbè, comunque sì. E mi trucco con questo colore qua, questo, vedete, questo qua, già. Sfalza un po' il colore la telecamera, però vabbè. Boh. Un attimo solo che devo andare a prendere il mio specchietto. Eccomi di ritorno. Allora, specchietto, munita di specchietto. Eccolo qua. E vi allontano un po'. Dunque, ora ci sono. Allora, oggi non parlerò molto perché voglio uscire di corsa e andare a fare qualche passeggiata insieme a voi, se riesco, dopo questo trucco. Ok, beh. Sembra un po' un pugno nell'occhio, però vabbè. Ok, niente, non metto altro perché non voglio mettere la crema fuori dell'occhio. Sì, lo so che non è completo, ma io mi sento di fare così. Mascara, no, dove il mascara? Non lo trovo. Trovo sotto il naso, vabbè. Mascara della Rimmel. Questo mi è stato omaggiato qua su YouTube. Non mi ricordo in che anno, ma fa niente. E niente, sto ripulendo un po' lo scovolino perché altrimenti mi si formano tutti i grumuli e non mi sta bene. Io non lavoro molto perché avendo molte ciglia e anche lunghe va bene anche una sola passata. PS, ci tengo a ribadire che non sono una truccatrice, però mi piace farlo per così tanto per, cioè, non così tanto per, perché è la mia passione. Non voglio insegnare nulla a nessuno, però mi piace truccarmi. Ed eccoci qua. Adesso vado di correttore. Apro il correttore se lo trovo, eccolo qua. Sempre quello, ho preso saponi, profumi, o anche sì, perché no, dalla Douglas. E il costo sarà tra le 2 euro, non mi ricordo, no, vabbè. Non diciamo stupidaggini, però quello è. Il prezzo non me lo ricordo, casomai se me lo ricordo e se no me lo cercherò su internet e ve lo scrivo qua nell'info box se mi ricordo, perché non sempre mi ricordo di scrivervi nella descrizione dei video che faccio, comunque questo è. Allora, vado a mettere un po' di correttore, non prendo la Beauty Blender ragazze perché non mi fa impazzire con la Beauty Blender, non so perché la devo anche rilavare tra l'altro, la prossima cosa la rilavo.
perché non mi piace, non mi trovo, ragazzi, non mi ci trovo e basta. Dover fare il pennello, questo qua è di Limoni Profumerie, adesso è Douglas, chiamato Douglas. Ok. Comunque, se è arrivata mia nonna, ma fa niente, io continuo lo stesso a registrare. E niente. Allora, da una parte è già meglio. Ecco. Questa è la vicina, che fa chiasso come al solito col suo cancello. Vabbè, dettagli. Vabbè, no comment. Devo mettere un altro po' perché non basta mai. Vero? No. Non ho guardato quanto ci sto mettendo, ma pazienza. Allora, cipria, cipria sempre. No, che è sempre Rimmel, ovviamente. Questo era il correttore L'Oreal Infallibile 327 Cashmere. Eccolo qua. Questa è la marca. Non so come l'ho messo, però vabbè. Ecco qua. Ma nulla. Questi prodotti mi ci sto trovando benissimo. Anzi, cioè, devo cercare di far tirare le palette. Però ultimamente mi sto truccando sempre con questa. Benissimo. Correttore fantastico, nulla da dire, mi piace da morire, copre molto bene, non è che non lo so usare, lo uso a mio piacimento, ovviamente, il correttore. A mio piacere si dice, comunque, ci siamo capiti. Ora parto col correttore anche nel mento, sempre se non mi pizzica come non so cosa. Non voglio dire strafalcioni. Poi in un video a parte farò il vlog se riesco. Non è neanche detto che farò il video vlog, ci voglio provare. Mi anticipo già che forse il vlog riuscirò a farlo, non lo so. Poi sempre a tema rimel, perché non faccio tutto rimel ma quasi. Prendo questa terra qua che si è rotto come sempre il tappo, perché la mia grazia è sempre quella di rompere quasi tutto, ma vabbè, dettagli. Uso questo pennello qui di Pink Panda, preso da Pink Panda, acquistato anzi da Pink Panda, non preso, acquistato. Allora, ecco qua. Poi mi sistemo meglio i capelli, ragazze mie. Per adesso non lo edito il video, questo di oggi lo vedrete in un altro momento. Perché al momento voglio fare videoblog e poi farò tutto in un nanosecondo. Cioè, farò tutto in un secondo momento, volevo dire, scusate. E vabbè, così è che va la vita. Mamma mia. Ok. Come rossetto non metto niente perché tanto, raga, che
E lo setto notte, il lip grosso di Chiara Ferragni, che è Chiara, Valentina, lo devo dire. Valentina Ferragni, Labello Crayon, non so se dice così però, uno di quelli che ha pubblicizzato lei su, nella TV. Un secondino solo che devo prendere lo Scottex. Eccomi qua. Ne metto un altro po' perché ero piena di non so cosa. Non è male questo trucco, via, dai. Meno male che non dovevo parlare, però diciamo che il Capodanno l'ho passato bene, tutte le feste soprattutto sì, diciamo bene. E vabbè, così è. E il resto potete vederlo da voi che sto benone. Ecco qua, ora vediamo un po'. Aspettate che mi metto le cose da questa parte, lo specchio da questa parte. Ok. No, da questa parte ce n'è di meno. E dall'altra di più. Come si spiega? Aspettate un secondo. Come si spiega questa storia? No. Questo perché spazzano con la telecamera. Già. Mamma mia, che pastrocchio ho fatto. E niente ragazzi, questo era tutto. Il Capodanno l'ho passato bene. A proposito, di nuovo buon anno, buon 2023, se ancora non ci siamo dati il buon anno. E niente, ora mi avvicino. Vi piace? Spero di sì. Ora mi sistemo i capelli off camera e noi ci si vede al prossimo video. Ok? Questi capelli sono un po' sbarazzini, ma vabbè, chi se ne frega, siamo tra amici, 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 vabbè, ciao, amici e amiche. Ciao, a presto, un bel like, clic, supporto, un commento qua sotto nella sezione commenti e attivate la campanella qualora voi decidiate di iscrivervi al mio canale. Per ora è tutto, ci vediamo quando. Al prossimo video, non make up, ma vlog. Ok? Ciao. Bacio. E buon anno a tutti. Buon 2023.